Il centro servizi per il volontariato è sempre presente per quanto riguarda l'altro, molto spesso l'altro diventa indifferenza, per il centro del volontariato non è così. Qual è il bilancio e soprattutto qual è l'idea che volete portare in campo? Guarda, è molto interessante quello che stiamo scoprendo in questi ultimi periodi, cioè l'avevamo sempre sospettato, ma oggi lo stiamo vedendo proprio ancora di più, perché forse è accentuato dalla difficoltà che c'è nella relazione tra le persone oggi. Oggi c'è sempre un po' più distanza, avvertiamo un po' di distanza, un po' quasi di fastidio, qualche steccato qua e là. Invece il mondo del volontariato tende a unire. E quello che più ci interessa è che questo non passi come un buonismo di maniera, ma che passi invece come una vera e propria attività proattiva, qualcosa di importante nella costruzione del bene comune. Cioè sono attività che hanno a che vedere con un lavoro serio, magari, che ne so, aderire ad alcuni progetti anche di carattere nazionale ed europeo, per i quali occorre una certa professionalità, mettersi in rete non solo strumentalmente, ma in virtù di una relazione che possa proseguire nel tempo. Queste sono tutte attività che con la scuola di progettazione, con lo sportello della sostenibilità, con la formazione, insieme ai soliti servizi che il centro servizi del volontariato rende, stiamo tentando di mettere in campo. E ci interessa anche che queste storie emergano, che quindi anche la comunicazione, quindi la stampa, la radio, la televisione, i social, che sono molto importanti oggi, possano cominciare a far conoscere quello che in realtà di buono e di positivo questo territorio produce attraverso i volontari. È una ricchezza, non è un angolino di bontà da mettere nel taschino la domenica mattina, ma è qualcosa che accade tutti i giorni e che ha un impatto, anche se non si vede, molto importante in questa città.